Allora, cosa sono i metaprogrammi? Come per il metamodello, eccetera, eccetera, sono degli, in questo caso sono degli automatismi usati per scegliere una determinata strategia. Poi faccio gli esempi, prima vediamo le definizioni. Poi sono anche i filtri che utilizziamo noi per scegliere a cosa prestare attenzione, e poi vedremo come. E l'ultima cosa sono anche degli schemi di comportamento. L'ultimo punto riassume un po' il primo, perché adesso vi faccio l'esempio e capirete. Allora, adesso sto per usare un metaprogramma, voi mi dite cosa sto per fare, ok? È un esempio questo, eh? Cosa ho fatto? Si è versato dell'acqua per bere. Perfetto. Avete visto il bicchiere? No. Avete visto la bottiglia? Però avete capito da quello che ho fatto che il mio atteggiamento era quello di versargli un liquido e bere da un bicchiere. Ok, questo qua è un automatismo. Cioè, tutti noi, per esempio, quando ci troviamo davanti a una porta, sappiamo che dobbiamo afferrare la maniglia, abbassarla o alzarla, lì poi dipende, comunque azionare la maniglia e spingere o tirare. Questo perché? Perché il nostro cervello ha delle astrazioni, dei modelli che ci sono nella realtà e quindi ci siamo creati con l'esperienza durante la nostra vita, eccetera, eccetera, dei comportamenti da attuare quando ci troviamo di fronte a determinate situazioni. Questo è un esempio di metaprogramma, non proprio linguisticamente parlando della PNL, cioè questo è quello che facciamo di solito, ed è una cosa che si può utilizzare anche per prendere delle decisioni durante, non so, una discussione, un colloquio, eccetera, eccetera. Ed è su quello su cui noi adesso ci andremo a concentrare. Allora, come funzionano i metaprogrammi? I metaprogrammi, di solito, quelli di PNL, quelli che si chiamano PNL, servono per prendere una decisione, di solito di fronte a un bivio. Ok? Cioè, faccio questa cosa o faccio l'altra cosa? Questo bivio può essere generalizzato in un modello astratto, e il metaprogramma che noi, ognuno di noi, è portato a utilizzare può variare e ci potrà spingere a scegliere una cosa piuttosto che l'altra. Sapere come estrarre i metaprogrammi di una persona, cioè quando questa persona ci parla, ci dice come ragiona. Come ragiona significa che ci spiega quali sono i suoi automatismi per prendere delle decisioni. Ok, sapere come estrarre queste strategie che usa la persona può essere utile per comunicare meglio con questa persona o anche per spingerla a prendere una decisione piuttosto che un'altra decisione. Ok? Va bene fin qua? Ok. Velocissimo. I metaprogrammi sono difficili da spiegare. Spero che, cioè, se ci sono domande, fatene adesso, perché poi andiamo avanti. Facciamo per sempre. Potacete per sempre. Cioè, è chiaro? Che cosa vuol dire? Cioè, lo riassumo molto più velocemente di come l'ho già detto, che era già veloce. Allora, praticamente i metaprogrammi sono degli automatismi che ognuno di noi ha. Sono degli automatismi che ci aiutano a scegliere se fare una cosa piuttosto che fare un'altra cosa, in base alle esperienze che abbiamo avuto nel tempo. E adesso poi vedremo degli esempi importanti. In questo momento in PNL ci sono più o meno 69 metaprogrammi, sono stati identificati 69 metaprogrammi. Il più bello è il 69esimo, è il mio preferito. Però, al di là di questo, cioè, comunque ci sono, noi ne vedremo soltanto alcuni, perché sono veramente troppi, sarebbe come per la linguistica vedere tutto il Milton e tutto il Meta, non ce la facciamo. Cioè, io volevo vedere tutti. Ok. E adesso vedremo questi metaprogrammi che, come vi ho detto, vanno sempre a coppie, cioè servono normalmente per prendere una decisione o bianco o nero, o A o B, e allora i metaprogrammi come li abbiamo proposti oggi sono normalmente a coppie, cioè o un tipo di decisione o un altro tipo di decisione. E i metaprogrammi che riprendiamo sono questi, e adesso li vediamo uno per uno, velocemente, o anche non troppo, troppo velocemente, per capire di cosa stiamo parlando. Quanti ne fai su 60? Ne facciamo 7-8. Ma tre, quindi ogni metaprogramma in realtà ne comprende due? Cioè, 69 metà sono coppie. Sì, sono coppie. Allora, mi ero interessata alla coppia del 69esimo. Allora, il discorso è questo: un metaprogramma è una strategia di scelta. Quindi, dal momento che devi scegliere, devono essere due per forza. Cioè, perché scegli uno o l'altra cosa, no?
quindi una strategia di scelta che è composta da due nomi, diciamo. Ok, aiutami anche a fare gli esempi. Sì, eccetera, sì, eccetera. Sì, sì. Allora, il primo che abbiamo messo in elenco è abbastanza facile, è il chunk up e il chunk down, che è tipo il meta e il midpoint, per intenderci. Cioè, il chunk up è quando la persona tende a generalizzare. Il chunk down è quando chiede ulteriori dettagli su quello che stai dicendo. Okay. Per esempio, grazie. Facciamo il chunk up su Fabio fisicamente, ok? Fabio è una persona che viene a fare il corso da me il martedì e il giovedì dalle 14, dalle 13 alle 14, quindi è una persona che fa attività fisica, quindi è uno sportivo, quindi appartiene alla categoria degli sportivi, ancora più ampio, è una categoria degli sportivi, in specifico uomo. Quindi Fabio è un uomo, sto andando in chunk up. Sono partita da una situazione molto specifica, il corso del martedì e del giovedì dalle 13 alle 14, sono arrivata alla categoria di astrazione alta, è uomo, potrei arrivare alla astrazione ancora più alta che è quella di essere un essere umano, ok? Sto andando in categorie sempre più ampie che comprendono sempre un maggior numero di situazioni di astrazione. È chiaro? Quindi il chunk up è la generalizzazione. Vado in astrazione. No, sì. Facciamo un altro esempio. Dei pezzi sempre più grossi di informazione. Sempre più generali. Sempre più generali. Dallo specifico, dal dettaglio, al generale. Ok? Se dovessi andare in chunk down, nella categoria di tutti gli esseri umani ci sono gli uomini e le donne, Fabio appartiene al genere maschile, è uno sportivo, nello specifico va in palestra, nello specifico della palestra fa il corso il martedì e giovedì dalle 13 alle 14. Dal chunk up al chunk down. Sono andata a frammezzare l'informazione in pezzi sempre più piccoli, in porzioni sempre più piccole. Allora, come si fa a riconoscere una persona che ha il metaprogramma chunk down rispetto al chunk up, per esempio? Magari vi no. Chiede, vi fa più domande. Vabbè. Esatto. Come cioè, te? Ah, una cosa importante, i metaprogrammi, cioè noi se li vediamo tipo chunk up e chunk down, non è detto che una persona in tutte le situazioni sia chunk up o chunk down, dipende anche dal contesto, ok? Però è bello comunque riuscire a estrarre qual è la sua strategia in un determinato contesto perché si può utilizzare. Per esempio ci vediamo venerdì, no? Ci vediamo venerdì. A che ora? Alle 18. Dove? In piazza Marte. In macchina? No, vengo a piedi. Sto andando in chunk down, no? Ok. Se invece dicessi, ci vediamo martedì, venerdì, ok, perfetto, vuol dire che a me basta come informazione e quindi io sono chiaramente in quella situazione un chunk up. Magari perché dopo un sacco di robe per scontare. Ma tu sei un chunk up? Dipende, dipende. Non puoi fare questa generalizzazione. Ci aiutano i metaprogrammi, cioè ci danno un contesto, dobbiamo sempre prendere in condizioni di contesto, ok? In quale contesto stiamo ragionando? Specificatamente in questo contesto lui stava ragionando in chunk down, cioè cercava di frammentare la mia informazione in tanti piccoli pezzi di informazione più specifici. Ma in questo contesto non sempre, chiaramente, se no generalizziamo. Eh sì. Poi, associato e dissociato. Abbiamo già parlato dell'essere associati a una situazione, a una determinata cosa, oppure vederla dall'esterno. Ok? È la stessa cosa. Esempietto adesso ce lo fa. Adesso ce lo fa Elena e mi dissocio. Sto vivendo questa situazione e sto parlando con un'amica e mi sta facendo una confidenza e io vivo la situazione come se, in questo caso mi sta raccontando una situazione piacevole, quindi la situazione del suo matrimonio, e io riesco a condividere fisicamente la sua gioia, ok? Quindi mi associo, cioè mi metto, esiste anche proprio il modo di dire che è mettersi nei panni di, cioè mi metto proprio nei suoi panni, sono in una situazione completamente associata. Ok? E quindi in genere vivo anche le sensazioni cinestesiche, cioè vivo la situazione in prima persona, quello che abbiamo visto mi sembra in tutte le lezioni, perché l'abbiamo visto sempre, certo. La situazione dissociata e dissociata. Dissociato invece quando io vedo anche me stesso in una situazione esterna da me, cioè riesco a rivivere oppure a prendere delle decisioni, ok? Magari delle decisioni anche importanti con freddezza e lucidità in maniera, lo diciamo anche, distaccata, ok? Ho preso questa decisione con uno stato d'animo completamente distaccato, come se non mi appartenesse. Questo è un altro modello linguistico fantastico, come se fosse fuori da me. Mi è mai capitato di sentire queste cose? Tante volte, no?
Spesso e volentieri io ho a che fare con molti medici, sto facendo una generalizzazione, però spesso mi capita che i chirurghi oppure le persone, gli ortopedici, che hanno a che fare con delle situazioni molto cruente e che hanno a che fare con la vita delle persone, raccontano queste esperienze in maniera completamente dissociata. Perché chiaramente in questo caso è funzionale, perché se si associassero al dolore, per esempio, alla sofferenza fisica di una persona, chiaramente non potrebbero spesso prendere delle decisioni funzionali e quindi vivono questa cosa in maniera dissociata. È chiaro, ragazzi? Sì, sì, sì. Sì. Bene. Perfetto. Poi abbiamo il procedurale opzionale. Allora, il procedurale è una persona che praticamente segue un determinato, uno step dietro l'altro, un elenco di istruzioni per fare le cose così come, cioè per arrivare all'obiettivo che vuole raggiungere. Lui sa che prima deve fare questo, poi deve fare questo, poi deve fare questo, e le fa uno per volta, una cosa alla volta, fino ad arrivare all'obiettivo. Invece l'opzionale è uno che valuta le possibilità. Ah, potremmo fare così, oppure potremmo fare così, oppure potremmo fare così. Questa è la differenza, diciamo, a livello di metaprogramma, praticamente. Un esempio sul... Sì. Intendi dire che il procedurale è più rigido e l'opzionale più elastico? Allora, intendo dire che il procedurale segue un filo lineare, ok? Va da A a B passando per tutte le stazioni, mentre invece l'opzionale ha un elenco di stazioni, poi sceglie quello che deve fare, ok? Scusa un attimo, sì. Ma in questo caso non può essere che uno decide di guardare tutte le opzioni e poi, una volta scelta l'opzione, in maniera procedurale segue pedissequamente i punti di quello che era l'opzione. Ok, quello sì. Che hai fatto tu è stato definire una strategia e poi seguirla. Ci sta. Ah, sono okay. due fasi diverse. Sì. Per esempio, l'opzionale. Ho una serie di possibilità, ok? Le vedo, per i visivi lo sto facendo, fantastico, Fabio. Il procedurale conta. Le numera. Le vede magari tutte, però le numera da una sequenza. Quindi per primo, no? 1, 2, 3, 4, 5. Il procedurale è numera. Ok, A, B, C, D, E, ok? Se parte sempre da un punto, come diceva giustamente Fabio, è lineare, cioè va da un punto per arrivare ad un altro. Dai, è un funzionale. A 5. Forse perché mi appartiene. Ti faccio un esempio. Io sto arredando la mia casa, ok? Sto utilizzando un metaprogramma assolutamente, contrariamente alla mia natura, opzionale. Cioè, ho preso una lista di cose che mi piacerebbe avere in casa, ok? Ma non ho una sequenzialità di acquisto, ok? So che devo comprare un letto, delle cassettiere, delle lampadine, eccetera. Ma non ho una sequenza iniziale, ho questo pacchetto di cose da comprare, ok? E non ho una sequenzialità. Potrebbe essere, nel mio caso, una sequenzialità casuale. Cioè le cose che mi piacciono per prima le acquisterò. Diverso è il mio stato generale di strategia che invece dal passato mi avrebbe imposto prima sicuramente compro il letto e poi ci metto intorno le lampadine. Armadio, Ok? È più chiaro così? Chiaro? Come? Come mi assomigli? In accordo e disaccordo, metaprogramma. Allora, poi c'è il verso via da, che è uno dei più belli dal mio punto di vista, a me piace un sacco. Allora, il verso via da si capisce molto bene quando le persone vi parlano magari a un determinato problema e vi dicono che vogliono fuggire dal problema, tipo se parto mi lascio il problema alle spalle, oppure si dicono adesso vado là e gli parlo e gli dico 4 e la chiudo lì. Chiaramente è un, cioè uno che va lì e ne parla è un verso, perché affronta la situazione. Il via da invece si allontana dalla situazione. Un altro esempio, non so, riguardo alla palestra, è quando uno vi dice voglio dimagrire, piuttosto che uno che vi dice voglio, che ne so, gli addominali a tartaruga. Ok, il voglio dimagrire vuol dire voglio perdere peso, è un via da, voglio andare via dalla situazione di non so, sono un po' grasso, di la mia situazione fisica. Il verso invece voglio arrivare ad avere un fisico diverso
però è una direzione appunto di, non di allontanamento ma di obiettivo, di avvicinamento. Ok, altri esempi diversi di questo ti piace talmente tanto, lo spieghi troppo bene. Voi, è chiaro ragazzi? Ok, allora il filtro di autorità, come vedete, non è viva la doppia parola, ma perché? Perché il filtro di autorità ce ne sono vari a seconda delle situazioni, rispetto, non so, all'ambiente, alla società in cui uno vive, nel contesto familiare, cioè ha molto a che vedere con l'indice referenziale interno e esterno, ok? È sicuramente un indice referenziale prettamente esterno, giusto? Sì. E ce ne sono tantissimi. Si raggruppa anche qua in una sequenza di categorie che sono importanti per noi, per ciascuno di noi. Avere delle informazioni, per esempio, sul lavoro di Nicoletta mi dà la possibilità di avere dei filtri di autorità che hanno a che fare con il suo lavoro, quindi per esempio con persone, con dei progettisti molto famosi, con delle persone che possono avere un indice referenziale molto importante in termini di autorità. Ho fatto l'esempio di 2 settimane fa con lei su Renzo Piano, okay? Un famoso architetto, sapendo che lei è architetto, okay, potrebbe avere un grande filtro di autorità per farle prendere una decisione. Ok? Oppure, non lo so, nell'ambito di altre situazioni lavorative, oppure possono essere anche delle situazioni familiari. Sapendo che una persona ha avuto il padre, per esempio, che è stato una guida, un mentore per se stesso, questo potrebbe essere un grosso filtro di autorità. Tipo, cosa direbbe tuo padre? Tuo padre si sarebbe comportato così. Okay? Cosa farebbe tuo padre in questa situazione? Sapendo che il filtro di autorità, chiaramente sto facendo una presupposizione molto grande, ok? Brava, esatto. Ah, scusatemi, il filtro di autorità, e tu Fabio hai detto laddove l'indice referenziale è esterno. È prettamente esterno, sì, principalmente esterno il filtro di autorità. Quindi se una persona ha come indice referenziale se stesso in maniera molto spiccata? Comunque si confronta con i filtri di autorità. Poi la decisione è sua, come sempre, però i filtri dell'autorità molto forti hanno, ti faccio un esempio, nella nostra società uccidere è sbagliato, tra virgolette, passami in virgolette, ok? Se io anche ho un fortissimo indice referenziale interno, prima di ammazzare una persona ci penso 2 volte, perché nella mia società non va bene che io uccida qualcuno. È un esempio estremo, eh? Sì. Però è per capirci, cioè, quindi per quanto io abbia il mio indice referenziale puntato su di me, sicuramente mi confronto almeno con i filtri d'autorità, ok? Della società, delle persone che mi stanno vicino, cioè se io volessi andare in giro nudo perché a me non me ne frega niente, sicuramente penserei tipo, beh, se vado da un cliente, mi presento nudo, questo qua non è più il mio cliente, quindi anche se non faccio esattamente quello che vorrei come scelta personale, so che ci sono questi filtri che mi costringono, comunque mi guidano a prendere delle decisioni leggermente diverse. Okay. Sì, 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 sì. Oh, accordo o disaccordo? Sì, sì, sì. Essendo accordo e disaccordo una cosa molto auditiva, lo lasciamo fare alla Elena. Accordo e disaccordo si chiamano anche uguaglianze o disuguaglianze, cioè andare per, oppure somiglianze o dissomiglianze, andare verso delle situazioni che ci somigliano, che noi riconosciamo come simili a noi, similitudini, oppure come dissimili da noi. Molte persone ragionano come adeguanti. Cioè faranno la stessa cosa, ok? Troveranno le stesse cose che accomunano le persone che stanno parlando all'interno della comunicazione. Altre persone invece saranno completamente disaccordo. Qualunque cosa voi diciate, loro diranno la cosa opposta. A me piace rosso, a me piace verde. Io voglio andare a Milano, io preferisco, siamo in 5, io voglio andare a Milano, e l'adeguante dirà, ah, che bello, mi sembra una bella idea, andiamo a Milano, sì, 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 su 5 persone una dirà, no, io voglio andare a Torino, e c'è sempre, ed è il bastian contrario, no? Quello che viene chiamato il bastian contrario della situazione. In quel caso lì, fantastico sapere che c'è una situazione di disaccordo, perché basta che voi esponiate la situazione esattamente al contrario di come la state pensando, e la persona sarà d'accordo con voi in quel caso. Ok? Ma è chiaro? È consapevole
e perciò si stima in maniera inconsapevole. E perciò la porterà in guida in maniera quasi automaticamente inconsapevole. Questo funziona per esempio con i bambini. Con grande tristezza sto dicendo, io a volte mi devo confrontare con questa realtà, perché per ottenere qualcosa a volte da mia figlia devo dire il contrario. Io sabato sera sono uscita a cena con un'amica che ha, che ha un bambino di 5 anni e mezzo e sapendo che era in una fase di completo disaccordo, ma proprio anche per una questione di crescita, ho detto nessun bambino si tira su le maniche della camicia per non sporcarsi, ok? E lui 3 secondi dopo aveva le maniche della camicia rotolate e la mia amica mi ha detto ti amo, perché nessun bambino in disaccordo e lui come neanche, quindi in una situazione che avrebbe creato molta frizione, perché non l'avrebbe mai convinto. È chiaro? Sì? È facile. Essere avere, Fabio. Vai. No, vai. Io. Qui facciamo un esempio velocemente perché è abbastanza semplice. Cioè, ci sono delle persone che scelgono in base, non so, di avere una determinata importanza in base agli oggetti che possiedono, per esempio, rispetto alle cose, la persona che sono. Cioè, quindi danno più importanza alle cose materiali piuttosto che alle cose... No. Come? Eric Fromm, essere o avere. Ok, questo è un esempio, ce ne sono altri, però il metaprogramma, questo qui è proprio una cosa che ci porta, che ci spinge, non so, a dare importanza a una determinata persona perché, non so, ha la macchina bella, piuttosto che, non so, ha i soldi, oppure è una persona istruita, è bello stare con lui o con lei, eccetera, eccetera. Questo è un esempio di essere avere. Bellissimo, a me è capitato, e probabilmente sarà capitato anche a molti di voi, io questa cosa, io ce l'ho già. Non vi è mai capitato la persona che io ne ho 5, io ne ho 10, guarda, questo no, io ne ho 1000. Questa persona la fai capricci, la mia di più. Oppure tu hai fatto un'esperienza. Quando tu hai. Guarda, adesso vengo fuori. Quando tu hai un problema di natura medica, lei ne ha uno più grosso. Cioè, se tu hai un disagio, lei è la. Sì. Mentre io sono lì e proprio utilizzo anche proprio dei predicati, lo sentite soprattutto per chi è uditivo, naturalmente sui predicati, se utilizzo i predicati linguistici sono, ho. E anche io sono, come diceva prima giustamente anche Fabio, sull'indice referenziale interno, io, molti proprio sottolineano marcando il soggetto, io, oppure io sono, io ho. Familiarità e novità è facile, ci sono delle persone che scelgono in base alle cose che già conoscono, fanno scelte in base a situazioni che hanno già vissuto e vogliono riproporre perché si trovano a loro agio, mentre invece novità è l'esatto contrario, cioè uno che cerca una cosa del tutto nuova che non ha mai sperimentato. Per esempio, questo su di me, io quando sono il metaprogramma familiarità novità, per la musica per me è anni 80, quindi mostruosamente familiarità, ok? Non cambiano più ormai quei brani, cioè è passata l'epoca. Però invece novità, non so, sulla tecnologia io sono più orientato sulla novità piuttosto che sulla familiarità, per me non ne frega niente. Quindi questo è un esempio del fatto che il mio metaprogramma cambia in base al contesto. Ok, però questo è un metaprogramma molto semplice, cioè... lo applichiamo tutto in continuazione, tipo dove andiamo in vacanza, se andate sempre nello stesso posto o avete la casa o usate familiarità, giusto? Giusto. Se invece tutti gli anni cambiate è perché vi piace vedere cose diverse, eccetera, eccetera. Certo, anche quello. Ci sono, anche per esempio, no? Andare ad un ristorante, andate sempre allo stesso ristorante, quindi avete familiarità, preferite sapere dove andate, oppure preferite sempre cambiare e avere la novità, quindi andare in un posto nuovo. Gli avete esauriti? Sì. Adesso ci dici qual è il 69esimo. Non lo so io, è una battuta la mia, ce ne sono 69 e ne sa tutti i 69. Il migliore dei casi e il peggiore dei casi. Ah sì? Ha guardato prima sul libro. Sono delle persone che valutano le situazioni nel migliore dei casi o nel peggiore dei casi. Quindi quando devono prendere una decisione fanno un raffronto, se dovesse andare al meglio della situazione, quindi dicono nel migliore dei casi mi può capitare, no? Questo, oppure
utilizzano il metaprogramma, nel peggiore dei casi che cosa mi può capitare se tendenzialmente allora è un comportamento, cioè sono degli schemi di azione, non hanno tanto a che fare con quello che possiamo definire la personalità della persona. Cioè, definire la personalità dà un po' di rigidità alla cosa, perché potrebbe, magari poi non è quello che stai pensando tu, però in effetti potrebbe lasciare intendere che una persona è così di natura. Cioè, mi è venuto in mente una persona che deve scegliere se cambiare lavoro o meno. Mm-hmm. Vabbè, cosa mi succederà? Nel peggiore dei casi non mi piacerà neanche questo. Persona forse, cioè, da come mi sono vista io ad esempio, una persona magari meno ottimista espone questo tipo di pensiero, una persona invece ottimista sono certo che sarà meglio di questo, ma forse è quello che volevi. Sì, ho capito quello che intendi. Può essere vista così, in realtà ti faccio un altro esempio, una persona che decide di cambiare lavoro ed è un ottimista cronico dice nel peggiore dei casi posso avere solo un aumento di stipendio. Oh. Definiresti questa persona ancora pessimista? No, eppure ha ragionato nel peggiore dei casi. Ok, quindi ci sono delle situazioni che non hanno a che fare con strettamente il carattere, è chiaro ragazzi? Ma è un po', scusami, è un po' come il discorso che se io devo prendere una decisione faccio l'elenco dei pro e dei contro? Quella è quella una, sì, esatto, brava. Io quella la definirei, stiamo dando dei significati, quindi stiamo cercando. In effetti io la definirei più procedurale opzionale, cioè prendo in considerazione tutte le opzioni e eventualmente gli estremi. Sì, esatto. In uno e nell'altro caso, sì. Grazie Raffa. Bene. Inventare casi. Adesso parliamo dei ruoli. Devo contentarti, Peter. Che bello. Fatto. Proprio lui. Proprio lui che serve a risolvere i ruoli, serve lui. Va. Allora, adesso facciamo ora due concetti importanti, ma abbastanza in fretta perché ormai devo stringere, abbiamo quasi finito il tempo a nostra disposizione. E sono stati semplificati questi concetti, perché in realtà ci sarebbe molto di più da dire, ma cercheremo di darvi l'essenziale per poter capire il senso del discorso, ok? Il primo di questi concetti è il ruolo. I ruoli. Che cos'è il ruolo? E qui la definizione è stata durissima da dare. Scusa, okay. Prima che tu parta con la definizione. Vai. Stiamo sempre parlando di metamodello. No, il metamodello l'abbiamo finito. Okay. E anche i metaprogrammi. E i metaprogrammi. Ok. Non siamo nel metamodello. No. No. Quindi i ruoli sono un argomento a parte. I ruoli, sì, sono un argomento a sé stante, ma che fanno parte dell'insieme, soprattutto dei metaprogrammi. Cioè quello che facciamo oggi ha tutto a che fare in un modo o nell'altro che i metaprogrammi. Vabbè, ci spiegherai. Okay. Allora, cosa sono i ruoli? Un ruolo è il comportamento, quindi vedi il metaprogramma, il comportamento che un individuo mette in atto in funzione di un gruppo. Facciamo un esempio di ruolo così ci capiamo. Io faccio il maestro d'asilo, quindi quando sono all'interno della mia aula di scuola con i bambini mi comporterò in un determinato modo con i bambini, per esempio farò l'educatore, farò quello che sta attento che i bambini non si fanno male, eccetera eccetera. Quello è un ruolo che il gruppo, cioè in questo caso la società, le famiglie che mi affidano i loro bambini, eccetera eccetera, si aspettano che io ricopra come maestro d'asilo. Ok? È un ruolo. Magari io esco di lì e i bambini li odio, non li posso vedere, non voglio figli, cioè è un'altra cosa, cioè quello che sono io come persona è un conto, quello che io faccio come ruolo di maestro d'asilo è un altro. Ok, quindi il ruolo è un comportamento dettato dall'ambiente in cui sono e dalla funzione che io svolgo all'interno di quell'ambiente. Questa è bella come definizione. Ma tu devi essere sempre associato al ruolo che vesti? Allora, stiamo parlando del ruolo, quindi tu in quel momento, in un determinato momento, sei in un determinato ruolo. Quindi sì che sei associato, perché lo stai ricoprendo. Facciamo un esempio, anche in questo momento tu sei in un ruolo. Sei nel ruolo di chi ascolta
qualcuno che ti sta spiegando delle cose, sei seduta, hai un determinato comportamento, eccetera, eccetera. Potresti essere anche qui che balli sul tavolo e fai per te, ma a quel punto non saresti nel ruolo di ascoltatrice, ma avresti il ruolo, non so, di disturbatrice di una classe. Ok? Sì. Mi faccio un altro esempio. Grazie. Io fumo, ahimè. Se io fumo, se accendo una sigaretta all'interno di un contesto amichevole di persone nelle quali, okay, si esce a cena normalmente, nessuno mi dice: ah, fumi, non bisognerebbe fumare, ok? E bla 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 bla. Se io sono davanti alla palestra nella quale lavoro come personal trainer, quindi entro nel ruolo di persona che ha a che fare con la salute, che ha a che fare con il benessere, ok? Sviluppo un comportamento per cui 8 persone su 10, se io ho una sigaretta accesa davanti alla palestra, mi dicono: bisogna smettere di fumare, ok? Perché quello è il mio ruolo in quel momento. È più chiaro, ragazzi? Abbiamo capito che non bisogna fumare se sei un istruttore davanti alla palestra. Non bisogna fumare mai. Questo è una generalità. Un truismo. Questo è un truismo. Okay. Però è chiaro, dipende molto ed è in funzione del gruppo il mio ruolo, perché è in funzione dell'accredito che io ho nei confronti di una determinata categoria, ok? Mi vengono applicati addosso un sacco di convinzioni, un sacco di valori, un sacco di criteri, un sacco di presupposizioni in funzione proprio solo di questo ruolo, certo. E non è una cosa da sottovalutare, assolutamente. È una cosa veramente potente. Potente anche perché, conoscendo il ruolo in cui una persona si trova in un determinato momento, potete, per esempio, condizionare le scelte che potrebbe prendere. Ok? Vi faccio un esempio. Se io sono un biker che vado in giro con le Harley Davidson, ok? Se entro in un negozio che vende giubbotti, è molto probabile che se il venditore, il commesso, mi individua, mi porta a vedere i giubbotti di pelle nera, perché sa che molto probabilmente comprerò un giubbotto del genere. Non mi porta a vedere lo scamosciato beige, perché io sono un biker in quel momento, il mio ruolo è quello, non me ne frega niente di tutto il resto, voglio vedere quelle cose lì. Quindi conoscere il ruolo vi permette di toccare, diciamo, dei punti sensibili della persona, ok? In pratica, sapere che tu fai il ministro vuol dire che sei corruttibile. Per esempio, però questa la tagliamo. Ok, la seconda cosa, l'ultima cosa di cui parliamo in questo corso sono le leve decisionali, che chiaramente sono legate ai ruoli e sono legate ai metaprogrammi. Cos'è una leva decisionale? Allora, non c'è la differenziale. Referenziale. Certo, è tutto all'indietro, legato proprio alla persona in sé, ok? Sono elementi che possono influenzare le nostre decisioni, ok? L'esempio che avevamo fatto prima Elena, quella sul padre che poteva essere stato un mentore, eccetera, eccetera, si trasforma in leva decisionale nel momento in cui dico: tuo padre avrebbe detto così, oppure avrebbe fatto così. Se veramente questo padre per me era stato veramente importante, il fatto che avrebbe potuto dirlo lui, e ci credo, mi porterà a prendere maggiormente in considerazione quello che mi state dicendo in quel momento. Cioè, tipo, per riguardo il fumo, secondo me tuo padre ti avrebbe detto di smettere di fumare, è probabile che il messaggio passi molto più a fondo che se invece dicessi: smetti di fumare, io non sono suo padre, cioè... Ok, le leve decisionali però sono legate anche ai ruoli. Torniamo per esempio al ruolo di, non so, padre o madre, ok? Le pubblicità soprattutto ci giocano tantissimo sul ruolo del padre o della madre, perché se io ti faccio vedere un prodotto che può far star meglio tuo figlio e ti faccio passare il messaggio che con quel prodotto, non so, tuo figlio sarà più sano, sarà più felice, eccetera, eccetera. Se non glielo prendi, sei un padre intelligente. Esatto, se sei veramente, cioè se sei un padre e vuoi bene al tuo bambino, è su questo che giocano, la leva decisionale è fortissima. Perché? Perché io padre, mi sentirò in colpa, oppure mi sentirò spinto ad acquistare questo prodotto per far star meglio mio figlio. Ok?
vi faccio anche un altro esempio ancora più bieco, che è il fatto che i genitori, il ruolo dei genitori è quello di mantenere le promesse verso i loro bambini. E quindi ci sono delle aziende che vendono giocattoli, che mettono in commercio molti meno giocattoli di quelli che effettivamente sono necessari ai bambini, in modo da creare l'aspettativa che il bambino dica: papà, mamma, promettimi questo giocattolo a Natale. Questa è una strategia. Tu entri nel ruolo di genitore che fa questa promessa a suo figlio. Nessun genitore tradisce le promesse. Esatto. È chiaro quanto possono essere forti queste leve decisionali? Possono veramente smuovere milioni di persone come gli effetti fanno. Sì, ma racconta tutta la storia della pubblicità, che non è male. È la storia della... dei giocattoli. Dei giocattoli. Finisce lì. No, perché vabbè, ve la racconto. Questa è una leva decisionale potentissima che è stata studiata da una delle più grosse case di giocattoli al mondo. Hanno visto che il momento nel quale vendevano di meno i giocattoli era chiaramente appena dopo Natale, perché a Natale si fa incetta, gennaio e febbraio avevano dei cali delle vendite del 20-30%, 40%, quindi perdevano un sacco di soldi. E allora hanno provato a vendere i giocattoli a meno, ok, a fare queste svendite, e non hanno ottenuto risultati perché i bambini avevano già tutto quello di cui avevano bisogno. E quindi hanno fatto questa strategia, hanno messo in atto questa strategia per cui mettevano i giocattoli di serie B, quelli che volevano vendere a febbraio ma non ci riuscivano, per Natale, ritardando la vendita del giocattolo che stavano pubblicizzando in quel momento, in modo che i genitori impazzissero nei negozi senza trovare il prodotto, esasperassero i bambini dicendo: guarda, non l'ho trovato da nessuna parte, abbi pazienza, e il bambino ingenerava questa domanda, perché i bambini sono molto semplici, chiaramente: promettimi che non appena lo trovi me lo compri. Quindi cosa succedeva? Immettevano nel mercato il prodotto a gennaio e febbraio e il genitore era pagato. E il fatturato decollava in questo modo. E non c'è una maniera ad oggi, secondo questo studio di questo psicologo statunitense che ha individuato questa strategia, si chiama Cialdini, non c'è ad oggi un metodo per resistere a questa leva. Non c'è. Perché nessun genitore si rimangerà mai la parola. E non c'è un mezzo per riuscire a cambiare questo meccanismo, ma c'è. Quindi se riuscite a spiegarlo ai vostri bambini, spiegateglielo. Ok, quindi un altro esempio di leva decisionale. È chiaro come agisce questa cosa? Ok, scusa. Facciamo finta che voi avete un figlio, un parente, comunque un ragazzo che va a scuola e non ha voglia di studiare, ok? Soprattutto, non so, non ha voglia di studiare matematica, adesso facciamo una materia a caso. Come potete fare per invogliare questa persona a studiare di più la materia che non ha voglia di studiare? Allora, se voi riconoscete, cioè se questo ragazzo si riconosce all'interno di un gruppo, e qui torniamo nei ruoli, per esempio, facciamo finta un gruppo di amici che giocano ai giochi di ruolo piuttosto che vanno in skate o robe del genere, e trovate all'interno del suo gruppo delle persone che invece vanno bene in quella materia, potreste dirgli: è come tutti i tuoi amici che giocano a questo gioco, cioè come te, loro sono bravi a matematica e tu no. Questa è una bella leva decisionale per il bambino, è molto motivazionale, perché per riconoscersi nel gruppo, per adeguarsi, per essere riconosciuto, potrebbe impegnarsi di più nella materia in cui uno sta studiando. Ma questo comporta che tutti gli altri siano bravi in matematica? No, ti basta che ci sia un modello d'eccellenza, quello che mi ha fatto nella prima lezione, all'interno del gruppo. E dici: guarda Mario, e anche lui è un, è uno skater come te, ma lui è bravo in matematica. Lui sì che è figo, guarda tutti come lo guarda. Allora l'altro dice: allora io voglio essere come lui, è un modello d'eccellenza, e studia. Soprattutto per le persone molto giovani, bambini, adolescenti, che vanno molto per imitazione, ok? Quindi per imitazione, cioè imitano molto dei modelli di riferimento. Puoi semplicemente, in questo caso, chiaramente a fin di bene, vai a strumentalizzare quello che è un modello di eccellenza, ma è chiaro, perché tu vuoi un risultato in questa situazione, quindi lo generalizzi e fai sì che Pippo, che è bravissimo in matematica, sia dello stesso gruppo di skater del quale tuo figlio vorresti che tenesse gli stessi risultati, ok?
È chiaro, sì, è molto 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 potente. Un altro modo per indurre una leva decisionale è far finta che stiamo usando la leva decisionale su noi stessi, riconoscendoci all'interno di un gruppo e quindi di un ruolo. Esempio, è come sportivo, io tutti i giorni prendo degli integratori perché sennò ce la faccio a fare gli esercizi. Non ti ho detto di usare gli integratori, ma se tu ti riconosci nel gruppo degli sportivi, mi vedi come una persona comunque, non dico d'eccellenza, però comunque da prendere in considerazione, e io faccio così, è possibile che il mio messaggio, che è passato quasi di riflesso perché era su di me, arrivi anche a te e quindi ti spinga a considerare almeno la possibilità di prendere gli integratori. Sì. Ok? Queste sono potentissime, queste cose. Usate, usate per il bene, anche per sono belle. Sono proprio delle decisionali che possono indurre a comportamenti sì, negativi. Sì. Sì, perché sono degli strumenti, funzionano comunque al di là del significato che tu possa dargli. Quindi funzionano. Poi il risultato dipende da quello che tu vuoi ottenere. Stavamo dicendo prima, puoi ottenerlo a fin di bene, quindi puoi metterla in atto per la strategia, per il bene di tuo figlio, di tua figlia. E, ci sono persone che consapevolmente lo utilizzano anche per scopi mica tanto limpidi. Un altro esempio è i bambini piccoli, quando si vestono per carnevale da supereroe. Che li vedete che sono convinti di correre più forte, ma io anch'io farò adesso, però nel senso che sono convinti di essere più forti, di fare i salti più lunghi, di correre più, perché? Perché entrano nel ruolo del supereroe che stanno indossando, cioè in quel caso l'abito fa il monaco per loro, ok? E quindi anche lì, tipo, se sono a tavola vestiti da Superman e non c'è mai di mangiare la bistecca, gli dici, Superman mangerebbe tutta la bistecca, trac! Che con la leva probabilmente in quella situazione ti mangiano la bistecca, perché loro sono super in quel momento. Beh, okay. Hanno questo utilizzato per un braccio di ferro, sai che è nato come semplicità per gli stilacci. Perfetto. Beh, ma la leva secondo me è pesante, sentimentale, che usa il 99% le donne sono gli uomini. Teniami! Grazie, spiazza. Questa perché... è la generalizzazione. Quella, la si spiazza, le donne si piangono. Si cioè, vediamo, queste tecniche così. Cosa non lo sappiamo mai. Non ci caschiamo più. Ma cambiamo argomento. Ma scusami, potresti, cioè, se non faccio perdere tempo, spiegare un attimo.